In questo video ci concentriamo prevalentemente sulle gambe con una sequenza fatta di poche posizioni, ma studiate un po' più a fondo del solito. Quindi può essere utile anche per chi si sta avvicinando adesso alla pratica, un principiante, in modo da imparare a prendere la posizione nel modo corretto anche in sequenze un po' più dinamiche. Cominciamo seduti sul tappetino in posizione comoda. Gambe incrociate se riesci, mani magari sulle ginocchia, già spalle lontane dalle orecchie. Inspira, allunga la colonna verso l'alto, espira, lascia cadere le spalle lontane dalle orecchie. Ancora inspira, ti allunghi. Quando espiri, immagina di appoggiarti a qualcosa o qualcuno dietro di te, sempre con la schiena dritta. Concentrati sul respiro, fai respiri profondi dal naso. Porta l'attenzione lungo tutto il corpo. Riprometti di mantenere questa attenzione per tutto il tempo, in modo da fare quello che il corpo ti permette oggi. Porta le mani sulle ginocchia, nella parte davanti. Cominciamo a muovere un po' la colonna. Al prossimo inspiro, premi con le mani sulle ginocchia, porti le spalle indietro e il petto in avanti. Guarda anche in alto. Espira al contrario, porterai le spalle in avanti e la parte alta della schiena indietro facendo una gobba, mento allo sterno. Ancora inspira, spalle indietro, petto in avanti, sguardo in alto. Espira, spalle in avanti, petto indietro, mento allo sterno. Un altro, inspira, spalle in avanti, spalle indietro, petto in avanti. Espira, spalle in avanti stavolta, petto indietro. Torna al centro, intreccia le mani, quindi le dita, porta i palmi in avanti. Mantieni sempre il bacino pesante, le ginocchia pesanti. Inspira, porta le braccia su con i palmi verso l'alto, quanto riesci. Espira, come prima, gobba con la schiena, ma stavolta le mani premono in avanti come se avessi un muro davanti a te e porti il mento allo sterno. Ancora inspira, il petto va in avanti, le braccia vanno su. Espiri, mani in avanti, petto indietro. Un altro, inspiri, vai su, espiri, spingi bene con le mani avanti. Inspira, ritorna con le braccia verso l'alto, ma sciogli l'intreccio, porta i palmi paralleli, si guardano. Espira, attiva l'addome, ruota verso destra, alla fine dell'espiro appoggi la mano destra dietro di te e la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro e finisci la torsione. Inspiri, torni con le braccia su, ti allunghi, espiri a sinistra, ruoti, alla fine appoggi le mani e approfondisci. Ancora altri due, inspiri, ti allunghi, espiri, ruoti a destra. Inspiri, ti allunghi, espiri, ruoti a sinistra. E torni al centro con un inspiro, appoggi le mani davanti a te e ti porti in quadrupedia. Ginocchia sotto alle anche, piedi puntati magari, apri bene le dita della mano, premi bene tutta la mano a terra, quindi dalla punta delle dita alla base del palmo.
Al prossimo inspiro, porti il coccige verso l'alto e gli dischi anche, attivi l'addome, la pancia va verso terra, ruoti indietro le spalle, passi in avanti con il petto, guardi in alto. Espiri, attivi i glutei così tanto che la zona lombare comincia ad arrotondarsi e continui, attivi l'addome, fai una gobba con tutta la schiena, premi le mani a terra, porti il mento allo sterno. Ancora inspiri, ruoti prima, gli dischi verso l'alto, cominci a inarcare pancia verso terra, apri il petto, guardi in alto. Espiri, attivi i glutei, cominci a curvare la schiena dal basso e poi arrivi fino in alto e chiudi il mento. Un altro, inspiri, sugli dischi e coccige, giù la pancia, indietro le spalle. E sguardo in alto ed espiri, attivi i glutei, coccige verso il basso, curvi la schiena, mento allo sterno. Inspiri, torni con colonna neutra, con un espiro sollevi le ginocchia verso terra mentre con le mani premi in avanti, quindi ti porti su in Adho Mukha. Puoi tenere le gambe piegate per il momento, premi bene le mani a terra e in avanti. Le spalle sono attive, cerca di portare anche le mani, di premerle leggermente una verso l'altra in modo da attivare bene tutte le braccia. Avvicini il petto alle cosce. Se vuoi, stendi le gambe da qui, anche se i talloni non toccano terra, non è obbligatorio, vedi che i miei non toccano. Oppure cammini sul posto, quindi porti un tallone verso terra, piegando l'altra gamba e poi vai sull'altra. Se ti muovi, fallo sempre seguendo il respiro, lentamente in modo da sentire il movimento su tutta la gamba. Ti fermi, al prossimo inspiro sollevi entrambi i talloni, portando i glutei in alto, non in avanti. Guardi tra le mani, con un espiro porti i piedi tra le mani o subito dietro. Arrivi in Uttanasana, se hai bisogno. Pieghi un po' le ginocchia e con un inspiro ti porti su in piedi, quindi attivi le gambe, arrivi con le braccia in alto, magari già con le braccia lungo il corpo. Facciamo un giro di la mia versione dei salutici. Lentamente, quindi già iniziamo a studiare. Allora intanto cominciamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi sotto le anche. Magari per spalmarli bene a terra, solleva tutte le dita, apri bene le dita dei piedi quanto riesci, come quelle della mano. Appoggia solo l'alluce e il mignolo, continua a tenere sollevate le altre tre dita e poi appoggia anche quelle. Vedi come si sono spalmate diversamente sul tappetino. Senti bene i piedi a terra, risali, attivi i quadricipiti, attivi tutte le gambe. Attivi l'addome, non porti il bacino né troppo indietro né troppo in avanti, lo tieni in posizione neutra. Le braccia sono lungo il corpo, le spalle lontane dalle orecchie. Mantieni tutto, al prossimo inspiro semplicemente porti le braccia in alto e ti allunghi verso l'alto, magari guardi anche in su. Attivando l'addome ruotando dal bacino, espiri, scendi di nuovo in Uttanasana. Se hai bisogno, piega le ginocchia. Soprattutto se tira molto, più che incurvare la schiena, cioè piuttosto che incurvare la schiena per tenere le gambe dritte così, le pieghi un po' e tieni la schiena allungata. Con un inspiro lasci le mani a terra se riesci, se no le porti sugli stinchi e porti la schiena a tavolino per Ardha Uttanasana. Al prossimo espiro porti indietro il piede sinistro, un passo indietro e appoggi il ginocchio a terra. Attiva le gambe, premi il piede destro indietro, il sinistro in avanti, senti che i muscoli iniziano a lavorare, mantieni questa attivazione e con un inspiro sali sempre con le braccia e il busto verso l'alto. Con un espiro porti le mani a terra ai lati del piede destro, sollevi il ginocchio sinistro. Con un inspiro porti indietro il piede destro, arrivi in plank. Quindi hai le mani sotto le spalle, i talloni sopra le dita dei piedi, il coccige rivolto verso i talloni.
espiri, porti le ginocchia a terra, il petto a terra tra le mani con i gomiti vicini al corpo e il mento a terra. Scivoli indietro con le gambe, porti il dorso dei piedi a terra, inspiri, attivi i glutei, sali per un baby cobra, sempre i gomiti vicini al corpo, spalle lontane dalle orecchie. Espiri, scendi, punti i piedi, ti porti in quadrupedia e poi in adonuca. Se i piedi molto lontani avvicinali un po', ritorna nell'adonuca iniziale. E poi inspiri, sollevi la gamba sinistra, tesa verso l'alto, guarda anche indietro, controlla di avere il mignolo rivolto verso il tappetino. Espiri, porti il piede sinistro tra le mani, se non riesci con un passo ti aiuti con la mano, sollevi la gamba e lo porti. Ginocchio destro a terra, come prima attivi le gambe, premi il piede sinistro indietro e il destro in avanti stavolta, senti le gambe che si attivano e mantieni. Inspiri su, braccia in alto. Espiri, stavolta le mani arrivano davanti al piede sinistro, sollevi il ginocchio destro, con un inspiro fai un passo in avanti e ti ritrovi in Ardha Uttanasana, quindi sempre con la schiena dritta. Espiri, scendi in Uttanasana, se hai bisogno pieghi le ginocchia. Inspiri, ritorni su in piedi ed espiri, riprendi sempre Tadasana, braccia lungo il corpo. Facciamo l'altra metà del saluto con l'altra gamba, vediamo se riusciamo a farla un pochino più velocemente. Inspiri sulle braccia, il corpo resta tutto attivo. Espiri, ruoti dal bacino, scendi, Uttanasana. Inspiri, Ardha, ti allunghi bene in avanti. Espiri, piede destro, indietro stavolta, sempre ginocchio a terra. Attivi sempre le gambe come prima e inspiri, sali su, braccio verso l'alto. Espiri, porti le mani ai lati del piede sinistro e sollevi il ginocchio destro. Inspiri, vai indietro in plank. Ancora espiri, ginocchio a terra, petto a terra tra le mani, mento a terra. Scivola indietro con le gambe e inspira, baby cobra, attiva bene i glutei. Espiri, Adho Mukha. Inspiri, sollevi la gamba destra, tesa verso l'alto, controlla il mignolo. Espiri, piede destro tra le mani, se non ci arrivo mi aiuto con la mano. Ginocchio sinistro a terra, attivi sempre le gambe. Inspiri, sali su, con le braccia in alto. Espiri, stavolta mani davanti al piede destro, sollevi il ginocchio sinistro. Inspiri, passo in avanti, Ardha Uttanasana. Espiri, Uttanasana. E inspiri, sali su in piedi. Espiri, porti giù le braccia. E cominciamo da qui con le posizioni sulle gambe. Quindi ogni volta riprendi Tadasana bene, spalmi bene tutte le dita a terra. Inspiri ancora, ti allunghi verso l'alto. Espiri, scendi, Uttanasana. Continua a piegare le ginocchia se ne hai bisogno. Inspiri ancora, Ardha, ti allunghi in avanti. Di nuovo nell'espiro, piede sinistro indietro. Stavolta il ginocchio rimane sollevato. Tieni le mani a terra per il momento. Come prima, attivi le gambe, quindi premi il piede destro indietro e il sinistro in avanti, mantieni l'attivazione, devi sentire le gambe che lavorano, oltre che la gamba sinistra si allunga anche, ma lavora anche. Quando sei pronto, inspiri, ti sollevi su, braccia su magari, o se vuoi anche le mani alla coscia. Se riesci, come prima, le dita del piede destro si sollevano, si aprono, appoggi il mignolo e l'alluce e poi le altre, così spalmi bene il piede a terra. Il ginocchio è sulla stessa linea della caviglia, se non hai problemi al ginocchio può anche andare un po' in avanti, altrimenti resta sopra alla caviglia oppure un po' indietro. Le gambe sono attive, il bacino è parallelo al lato corto del tappetino. L'addome è attivo, quindi punti verso l'alto con tutto il busto, le braccia se riesci su.
Guarda, davanti a te o il pavimento davanti a te, se senti che fai fatica con l'equilibrio. Al prossimo ispiro, porta entrambe le mani di nuovo ai lati del piede destro. Ruota il piede sinistro a 90 gradi. Controlla di avere il tallone destro in linea con l'arco plantare sinistro. Sali su con il busto, tieni la gamba tesa a destra per il momento. Andiamo in guerriero 2, quindi la gamba sarà piegata, ma controlliamo prima di avere l'allineamento corretto. Quindi ricontrolla tallone e arco plantare. Apri le braccia lungo la linea delle spalle. Guarderai il meglio della mano destra, ma per il momento ti chiedo di guardare il piede destro. Attiva il gluteo destro. Inspiri. Cominci a piegare la gamba destra. Il ginocchio deve restare sulla stessa linea della caviglia. Quindi devo continuare a vedermi l'alluce destro. Per il resto, come prima, le gambe sono attive, l'addome è attivo, salgo anche verso l'alto. Il gluteo destro magari lavora un po' più del sinistro. Al prossimo inspiro, stendi di nuovo la gamba destra. Resta così con il corpo o se sentirai che ne hai bisogno potrai avvicinare un pochino i piedi uno all'altro. La gamba destra tesa o magari leggermente piegato il ginocchio, quindi senza bloccare l'articolazione, la lascio un po' piegata e rimangono attive. Braccia sono sempre lungo la linea delle spalle, ti allunghi verso destra con un inspiro, con un espiro scendi mantenendo questo allungamento con la mano sulla gamba o davanti, anche se non arrivi molto giù, cioè se senti tirare tanto, stai più su ma mantieni l'allineamento, cerca di tenere il petto indietro. Il braccio sinistro va in alto, se riesco guardo la mano sinistra. Continuo a premere tutto il piede destro a terra e anche tutto il sinistro. Al prossimo espiro, pieghi un po' il ginocchio destro, porti entrambe le mani ai lati del piede e fai un passo in avanti col sinistro, torni in Uttanasana. E restiamo un attimo. Se hai bisogno piega le ginocchia, non è un problema, tieni comunque la schiena allungata. E al prossimo inspiro, ritorni in piedi. Espiri, riprendi Tadasana. Rifacciamo tutto sulla gamba sinistra. Mi vado sull'altro lato del tappetino così. Non ti volto le spalle. Inspiri quindi sulle braccia, ti allunghi verso l'alto. Espiri, ruoti dal bacino, scendi lentamente, Uttanasana. Inspiri, Ardha schiena, tavolino. Ed espiri, porti il piede destro indietro. Ginocchio sollevato. I piedi sono sempre più o meno alla larghezza delle anche. E attiviamo le gambe, quindi premi il piede sinistro indietro e il destro in avanti. Mantieni l'attivazione, inspiri, ti sollevi su, già con le braccia su se riesci, se no le appoggi. Sollevi tutte le dita del piede sinistro, le apri, appoggi il mignolo e l'alluce e poi le altre dita. Premi tutto bene, bene tutto il piede a terra, attivi bene la gamba destra ma anche la sinistra. L'addome attivo. Tutto il busto punta verso l'alto. Espiri, porti le mani ai lati del piede sinistro, ruoti il piede destro a 90 gradi. Controlla sempre l'allineamento. Tallone con arco plantare. Sollevati su, sempre con la gamba tesa per il momento, ricontrolla bene tutto. Braccia lungo la linea delle spalle, guardi il meglio della mano sinistra, controlla con la coda dell'occhio anche l'alluce sinistro. Premi bene tutto il piede a terra e inspiri, scendi col ginocchio sinistro, sopra la caviglia, anche qua. Se non hai problemi alle ginocchia, anche un po' oltre, altrimenti fermati, soprattutto se sono i primi. Controlla sempre di vederti l'alluce.
Respira, l'addome è sempre attivo. Inspiri, stendi di nuovo la gamba, anche non del tutto, ti allunghi verso sinistra e espiri, fai scendere la mano dove arriva. Il braccio destro va verso l'alto, immagina di avere un muro dietro, di appoggiarci le scapole e i glutei, quindi apriti. Espiri, porti le mani ai lati del piede sinistro, fai un passo in avanti con il destro e torni in Uttanasana. Inspiri, sali su, in piedi, braccia su, e espiri, braccia lungo il corpo. Le rifacciamo un pochino più veloci, vediamo se riesci, cioè osserva se riesci a prendere la posizione bene, un po' più in fretta. Inspiri su, le braccia allunghi. Espiri, scendi, Uttanasana, usi tutto l'espiro per arrivare giù. Inspiri, Ardha, ti allunghi bene in avanti. Espiri, indietro il piede sinistro. Il ginocchio resta sollevato, attivi bene le gambe, spalmi bene le dita dei piedi. E inspiri su in affondo. Espiri, mani ai lati del piede destro. Ruoti il piede sinistro 90 gradi, controlli l'allineamento. Stavolta la gamba destra rimane già piegata. Inspiri su per guerriero 2. Controlla di vederti la luce, attivi bene le gambe. Braccia lungo la linea delle spalle, guardi il medio della mano destra. E inspiri, stendi la gamba destra, ti allunghi verso destra e espiri giù, Trikonasana, e braccio sinistro in alto. Espiri, pieghi la gamba destra, mani ai lati del piede destro, passo in avanti col sinistro, Uttanasana. Inspiri, risali su. Espiri, riporti giù le braccia. Gamba sinistra, inspiri, su, allunghi. Espiri, Uttanasana, lentamente. Inspiri, Ardha, allunghi in avanti. Espiri, indietro il piede destro. Attivi le gambe, spalmi bene tutte le dita del piede sinistro a terra. Inspiri su, fino a fondo. Addome attivo, bacino parallelo al lato corto del tappetino. Espiri, mani ai lati del piede sinistro. Ruoti il destro 90 gradi. Controlla l'allineamento. Se non lo riesci a sentire, gamba rimane piegata, inspiri, guerriero 2. Inspiri, stendi la gamba sinistra, ti allunghi verso sinistra, le gambe restano attive, espiri, Trikonasana. Espiri, mani ai lati del piede sinistro, fai un passo in avanti con il destro, Uttanasana. Inspiri, ritorni sui piedi. Espiri, riporti le braccia lungo il corpo. Prossimo inspiro, ancora sulle braccia, ti allunghi. Espiri, Uttanasana, scendi lentamente.
Inspiri, arda, ti allunghi bene in avanti. E espiri ancora Uttanasana. E poi pieghi le ginocchia. Andiamo a sederci a terra. Allunghiamo un po'. Stendi entrambe le gambe sul tappetino, piedi a martello. Inspira, ancora ti allunghi verso l'alto. Il più possibile. Ed espiri, scendi sulle gambe con l'addome attivo. Se non arrivi a prenderti i piedi, puoi usare una cinghia o qualcosa, ma anche prenderti solo le caviglie. Tieni solo sempre i piedi a martello. Tieni l'addome attivo per il momento. Anche le gambe, magari premono a terra. Se hai bisogno, piega un po' le ginocchia, magari mettici qualcosa sotto, tipo una coperta arrotolata. Andare i piedi e con un inspiro ritorni su. Ti riporti a gambe incrociate come all'inizio, chiudi un attimo gli occhi, mani sulle ginocchia, schiena dritta. Osserva un po' il corpo, soprattutto le gambe che hanno lavorato. Io ti ringrazio di aver praticato con me, spero ti sia piaciuto e farò altri video di questo tipo su altre parti del corpo in modo da costruire una pratica un po' più stabile, soprattutto per chi ha appena cominciato. Quindi magari iscriviti al canale così rimani sempre aggiornato sulle novità e fammi piacere se ti è stato utile o se hai qualche richiesta particolare. Grazie ancora.